a tutti, benvenuti in un nuovo video haul di, vediamo se riesco a farvi vedere, di Primark. Ho comprato questo sacchettone perché quello che mi hanno dato lì alle casse si era rotto. Sono stata venerdì il 5 gennaio al centro commerciale di Verona, dove appunto c'è il Primark. Era il primo giorno di svendite, c'era il finimondo. Io comunque ci tenevo ad andare da Primark perché per il periodo che sono stata in Inghilterra nel 2014, sono stata 6 mesi in Inghilterra, a Nottingham, a migliorare il mio livello di inglese, e da Primark ci andavo ogni giorno perché per consolarmi. E poi a Nottingham si va a pub e ci si ubriaca, si va da Primark, per cui io ho preferito andavo sempre da Primark. Poi magari non sempre compravo, chiaramente, però il mio giretto terapeutico lo facevo, per cui l'attesa del Primark in Italia per me era stata veramente ansiosa. Avevano detto che dovevano aprirlo a Venezia, ma sì, non so dove possono metterlo perché ormai Venezia è satura di negozi, non ci sono spazi grandi. Non ho comprato tantissimo, ho fatto poco meno di 60 euro, ho preso più che altro roba per l'intimo, c'era una confusione incredibile, poi eventualmente torno. Vi faccio vedere un po' alla volta cosa ho comprato. Allora, parto, mi ricordo anche i prezzi perché erano bassi. Allora, per 10 euro ho comprato questo. Allora, loro lo definiscono un pigiama. Io sfido chiunque ad andare a letto con una cosa così. Vedete che è tipo una pellicetta perché sono caldissime. Sono delle tute per stare a casa. Io questa l'ho comprata per mia mamma. L'ho pagata 10 euro, cioè 5 euro a pezzo, non usa neanche lei per andare a letto, non usa neanche tutto intero perché fa proprio pigiama, però ho solo la maglia. Ho solo i pantaloni, lei in genere preferisce i pantaloni, lo usa, insomma, sono carini da casa, stare comodi, caldi. Tra l'altro io trovo che Primark le cose per star caldi in casa sia imbattibile. E dopo, vabbè, vi racconto altre cose. E poi per me ho comprato questa felpa per 8 euro. Io adoro le felpe, ha il cappuccio e è una felpa grande, arriva almeno fino all'altezza del ginocchio, e dietro c'era questa scritta qua, warning, carina. Anche questa, o per stare in casa con i leggings o per uscire, è carina, mi piacciono. 8 euro, ci ho pensato perché io di felpe ne ho già abbastanza, però appunto 8 euro, ho detto dai. Poi questa qui mi piaceva, il fatto appunto che fosse, se non altro, diversa. Poi anche qua c'è delle belle tasche, le felpe non sono mai troppe, 8 euro non potevo lasciarla. Poi cosa ho comprato? Ah, poi ho comprato più intimo che resto, perché quando sono stata appunto in Inghilterra, a metà agosto, era arrivato già l'autunno, faceva un freddo cane, io mi ero trovata senza roba autunnale, avevo delle robe pesanti, sì. E a quel tempo avevo comprato delle canotte che ancora ho e non sono riuscita a trovarle da nessuna parte. Sono di un tessuto che mai poi mai avrei pensato di comprare, però lì quello avevo trovato e adesso mi sono anche trovata bene. Sono elasticizzate. Allora, queste due qui le ho pagate 7 euro. C'è un tessuto anche ancora più pesante, che ne ho preso uno che viene definito un tessuto contenitivo. Io non ho bisogno di avere indumenti contenitivi, però essendo belli, grossi, elasticizzati, tengono bene la schiena calda e la pancia. E questi sono di un elastico un po' più, un po' meno grosso, insomma, fattibile, perché alcune, quelle più grosse, le definisco copertoni di gomma, insomma. E 7 euro, 3,50 euro l'una, sono regalate, veramente. E non si trovano, cioè, faccio vedere, questo qui, ad esempio, si trova come tessuto, è proprio elastico, bello grosso, spesso questo viene definito da me il copertone, e lo si trova, però questa l'ho pagata 5 euro, non si trova con le spalline fine, non c'è tutta la scelta e comunque i prezzi sono più cari. E io appunto non avrei mai comprato prima di quella volta là questi tipi di tessuto, però non c'avevo altro, sono ben contenta perché comunque non mi hanno mai dato problemi di allergie, di pruriti o di puzzare, anche se vabbè le ascelle non sono prese. E mi trovo bene, piuttosto che mettere lana, misto lana, cotone, cose così. Questo è proprio per il fatto che, se sono belle strette, mi tengono ben
coperta la pancia e ho scoperto, magari non queste con la spallina fine, ma quelle con la spallina grande, a più larga, che vengono infilate dai piedi. Perché se proviamo a metterle dall'alto, sono talmente elasticizzate che a me è successo nei camerini di Nottingham di essere rimasta incastrata, che non riuscivo più a uscire con le braccia e tutto, talmente sono contenitive. Per cui si infilano dalle gambe e si fanno salire su, perché non si esce più. Adesso queste non sono una taglia molto stretta, però per farvi capire. Poi cosa ho preso? Poi ho preso questi calzini qui, quelli bassi dalla caviglia, e sono 3 euro 7 paia. Insomma, diciamo che io di solito li prendo dai H&M, però questi sono, li preferisco. Poi come intimo ho preso 2 paia di reggiseni per 3 euro. Ecco, i reggiseni di H&M non li ho mai provati, i calzini e le canotte sì. Comunque 3 euro, diciamo che va bene. Poi cosa ho preso? Il pezzo forte ve lo lascio alla fine. Poi ho preso la Conjac Sponge. Questa cosa costava 2 euro. Ho preso quella rosa. Non le ho mai provate. Ho preso quella rosa perché è per pelli più delicate e sensibili. E poi ho preso la fascia quella per i capelli. Quando ci si toglie il trucco, ci si lava il viso, si fa qualche maschera. Questa l'ho pagata. Boh, non c'è il prezzo, però 2 euro anche questa. E poi il prezzo forte, quello che piace più di tutti, e voi sapete che io amo i fiori, quando vedo fiori compro. Ho preso questi pantaloni da running, sono bellissimi, vedete, poi qua c'è la retina. E questi, come li ho visti, ho detto sono miei. Questo è quello che ho pagato più di tutti perché sono 13 euro. La taglia è un 44, non sono riuscita a trovare il 42, però mi piacciono tantissimo. Comunque 13 euro non è tanto. Io ho i pantaloni, quelli della Nike, che a suo tempo li avevo pagati tipo 70 euro, cosa che non spenderei più comunque adesso. E questi mi piacciono tantissimo, proprio. Ho avuto un colpo di fulmine, non vedo l'ora di metterli e di sfoggiarli. Non so, penso di essere l'unica a Treviso ad averli. Comunque sono anche molto comodi, insomma. Ecco, con questo è tutto. Mi sono ripromessa di tornarci, però penso di andare verso giugno e magari con una giornata infrasettimanale, in modo di essere già là alle 10, 10 e mezza di mattina, perché sennò. Non dico che sia impossibile, ma col caos provare tutto è un po' un problema. Comunque, io spero che possa mettere Primark, se non a Venezia, magari a Padova, perché comunque Verona ci ho messo un'oretta e mezza di macchina, in treno sono 20 euro. Comunque, vabbè, 2 volte all'anno si può fare. Ecco, con questo è tutto. Spero di avervi fatto un po' di compagnia. Noi ci vediamo presto perché i saldi continuano. Ciao!